Amici sportivi e appassionati di basket, benvenuti a un nuovo appuntamento con Overtime, pronti per parlare di basket della Prefabbricati Pugliesi e dei suoi protagonisti, puntuale come questa sera Massimo Di Bello, spalla tecnica di Overtime TV. Buonasera anche da parte mia, parleremo non solo di B1 questa sera, ma anche dei campionati di B2, C1 e C2, oltre che del basket in rosa e alle consuete ed immancabili clip realizzate al Pala Pentastuglia domenica scorsa in occasione dell'incontro con Porto Torres. Un saluto anche a quanti ci seguono in streaming su trcb.it, quanti ci seguono alla radio in diretta su Radio Città Bianca. Lo avete già visto nell'inquadratura panoramica. A parlare anche di basket, ma soprattutto a raccontarci di sé, abbiamo invitato la guardia della Prefabbricati Pugliesi, che può anche giocare da play, e cioè Michele Cardinali. Buonasera a tutti. E dovremmo avere tra un po' in collegamento da Francavilla anche coach Cosimo Romano per parlare del basket Ceglie e del campionato di C1. E allora, cosa ci farai vedere, Max, questa sera? Anche perché ti ho visto dibattere domenica pomeriggio con un tifoso tascabile che mi è sembrato molto preparato e anche molto simpatico. Hai ragione, vedremo una vera chicca questa sera e che fra l'altro vedremo tra pochissimo. Sentiremo l'attenta analisi del nostro mini tifoso Antonio, mini solamente per l'età ovviamente, il quale si è dimostrato molto competente e anche molto simpatico sia sulla Prefabbricati che su Michele Cardinali. E allora vi ricordo il numero degli SMS, lo vedete già in sovraimpressione, ovviamente per parlare del nostro ospite, ma non solo. Non solo, no, perché mi viene da pensare a quel canestro impossibile di Daniele Parente, però apriamo la parentesi e la chiudiamo. Sì, fra quanti anni lo rifarà di nuovo quel canestro secondo te? Ah, quest'anno penso che abbia già dato. Abbiamo già dato, ok, quindi non lo rivedremo più. E allora 348 4822130, ma prima di parlare di basket giocato facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come si è chiusa la terza giornata del campionato di basket della B d'Eccellenza Girone B. Con l'aiuto della grafica, queste le partite: Edilcos Osimo, Confcommercio Patti 85 a 79, MAC 20 Potenza Bartoli Fossombrone 86 a 88, Ferentino Consumit Siena 84 a 76, Buenavista Latina, Everlast Firenze 78 a 72, Bauer Matera, Igea Sant'Antimo 83 a 78, Origine al Marins Gragnano, Banca Nuova Trapani 69 a 80, Prefabbricati Pugliesi, Brindisi Silva e Porto Torres, questo lo sappiamo, sì, tondo tondo questa volta, 87 a 57 la classifica. Brindisi Trapani Latina Ferentino 6 punti, Firenze Matera Fossombrone 4, Siena, Osimo e Gragnano 2 punti, chiudono a 0 punti, Potenza, Sant'Antimo, Patti e Porto Torres. Come va? Come è andata la doccia questa sera? Ci abbiamo fatto presto perché l'altra volta parlavamo della doccia finale degli allenamenti con Picchio, che è un rito che dura più di mezz'ora, ma non ci ho voluto dire perché. Tu sei tranquillo, è andato bene l'allenamento questa sera? Sì, ricordiamo che siamo in diretta. Tutto bene? Sei entrato Ok, già nel clima di questa trasmissione? sì. Sì, fa abbastanza caldo. E allora, se ancora...